storia del Maga in 30 opere. Grazia Varisco. Schema luminoso. 1962. Schema luce e animazione elettromeccanica. Dalle prime esperienze di arte cinetica programmata ho prodotto immagini che proponevano la variazione della luce nel suo estendersi o contrarsi nelle zone più buie delle superfici degli schemi luminosi variabili. Però anche nel seguito della mia attività ho sempre tenuto conto della luce come di un dato importante. L'imprevisto è la regola. Tutto accade, ma inaspettatamente. L'opera, per esistere, ha bisogno proprio di noi. Occorre azionarla per metterla in funzione. Ecco allora apparire raggi di luce che si muovono su assi concentrici, punti luminosi in corsa sulla superficie. La luce emessa dal fondo schermata da dischi rotanti permette ai raggi di passare solo in dati punti e momenti. È un oggetto seriale. I materiali industriali che lo compongono sono utili e funzionali, non certo evocativi. Funziona in maniera meccanica e ciò che lo rende unico è il nostro sguardo. Questo tipo di ricerca accomuna tutti gli esponenti del gruppo T, il movimento alla cui ideazione partecipa anche Grazia Varisco. Wiki Wiki! Dal gruppo T, fondato a Milano nel 1959 da Giovanni Anceschi, Davide Boriani, Gianni Colombo, Gabriele De Vecchi e Grazia Varisco, nasce l'arte interattiva. La lettera T sta per tempo, nuova variabile del fare artistico. Spazio e tempo entrano a far parte delle opere del gruppo d'artisti che nel gennaio del 1960 espone alla Galleria Pater a Milano. Titolo del